Buongiorno a tutti e benvenuti al TG Sport di estate di Adugenreste R1 Estap Radio. Ormai siamo entrati nel periodo estivo, che fra pochissimo, fra 2 giorni, cominceranno neanche a fare apposta i mondiali di calcio, dove l'Italia non ci sarà a Russia 2018, ma ci saranno delle amichevoli. Poi ci sono novità. Notizie non tanto belle di sport, ma vedremo che cosa succederà. Intanto andiamo a vedere le notizie di Adugenreste R1 Estap Radio dello sport regionale e poi lo sport internazionale e nazionale. Io parlo sempre di tutto il mondo dello sport, quindi ci sono tutte le notizie non solo di calcio, ma di basket, ma di tutto. Quindi tutte le notizie di sport. Andiamo a vedere. Tutto udinese, il mercato dell'Udinese da Lasagna all'Inter a Meret alla Fiorentina. Sono tutte notizie false. Basket CSA, Pinto, sarà lui il capitano. Ore contate per Cortese. E stamattina è stato proprio ufficializzato Cortese alla CSA APU di Udine. Andiamo a vedere invece le notizie di calcio mercato nazionale e internazionale. Justin Kluivert per fare meglio di papà in Italia, la Roma ha un nuovo grande talento. Infatti Roma è già pazza per Justin Kluivert, accoglienza reale a base di selfie e cori per l'olandese. Infatti la Roma ha chiuso per Kluivert per 20 milioni più bonus all'Ajax, il giocatore è già nella capitale. Sì, Alpino, dramma a Bod Miller. Morta alla fine di 19 mesi, è un dolore immenso. Mondiale di calcio, Hamdan Gomis, italiano al mondiale di Russia, io un cunese che difenderà la porta del Senegal. Mondiale, le sanzioni di Trump colpiscono il calcio, Iran senza scarpe ai mondiali. Calcio mercato edicola, in Angola dice sì all'Inter, ma la Juve in pressing con Real per Kovacic. Parliamo sempre che sono notizie di calcio mercato. Andiamo a vedere invece i mondiali proprio fra tutti i pronostici. Indovina tutti i risultati e la sfida gratuitamente con i tuoi amici. Notizie invece da Wimbledon verso Wimbledon. Nadal è in forse sul modello Federer. E sul modello Federer, però sto valutando le condizioni del mio fisico. A basket invece femminile, l'Italia che favola! Le azzurre battono la Russia ed è sono campionesse del mondo di basket 3x3. Benissimo, bella notizia. Serie A di basket, la Fiat Torino ha il sì di Larry Brown, l'ex leggenda dell'NBA, a un passo dalla banchina. Notizie da Avellino, invece riparte da Neven Vucinic e il nuovo allenatore sostituisce Sacripanti. Invece Alessandro Ramagli è il nuovo allenatore della Deflex Pistoia, ha firmato un biennale. Notizie invece della partita giocata ieri sera tra Trento e Milano. È ormai un risultato di 2-2 nella gara 4 in finale scudetto. Petigno vola. Vedremo cosa succederà domani al forum di Asago. Invece calcio mercato ancora. Griezmann non svela il proprio futuro per la stampa francese, resterà all'Atletico Madrid. Notizie invece delle 24 ore di Le Mans, Fernando Alonso va alle 24 ore di Le Mans per continuare la caccia alla tripla corona. Dai mondiali invece Thiago Silva dice tornare a Milan per chiudere la carriera sarebbe una cosa bellissima. Parliamo di Formula 1 dal 2004 al 2018, Vettel in Canada con la Ferrari sulle orme di Schumacher. Gran Premio di Catalunya, dove Valentino Rossi il pragmatismo non basta più, ora serve un aiuto concreto dalla Yamaha.
Andiamo a vedere altre notizie di calciomercato, non solo l'Atalanta, anche Southampton e West Ham e Villarreal. Interessante a Duvan Zapata. Notizie da Tour della Svizzera. Straordinario Sonny Combrelli batte Sagan e Gaviria alla volata finale a Kansingen. Infatti dice dopo, post stampa, sono partito lungo e mi sono riscattato cercando una vittoria. Così. Altre notizie invece della partita, come dicevo, di ieri della gara 4 tra Trentino e Milano, 77-74. Notizie invece della Serie A Astorre, dalla perizia emergono elementi indicati di una patologia cardiaca. Notizie invece del calciomercato, Verdi è ufficialmente un giocatore del Napoli, al Bologna vanno 20 milioni di euro. Notizie invece dal calcio primavera, la primavera dell'Inter vince, ma tra le teorie e le plusvalenze, che fine fanno i giovani nerazzurri? Bella domanda. Andiamo a vedere altre notizie della tennis. Errani squalificata, aumentata da 2 a 10 mesi. La maretta di Serra Errani mi dice: sono nauseata, non so se tornerò a giocare. Andiamo a vedere altre notizie. Tragedia del motorsport in Spagna, muore un pilota di 14enne dopo un incidente a Montmeló. Nasce il Milan femminile, il club rosso-nero ha acquistato il titolo sportivo del Brescia. C'è il saluto di Filippo Inzaghi, saluta da Dio al Venezia, si chiude una storia stupenda. Altra notizia, andiamo a vedere se ci sono altre notizie in questo momento. No, non ci sono altre notizie, allora andiamo a vedere i risultati di tante altre partite giocate di tutto il mondo dello sport ieri sera, come le amichevoli di calcio, dove il Belgio ha vinto 4-1 in amichevole contro la Costa Rica e il Senegal ha vinto 2-0 contro Corea del Sud. Invece andiamo a vedere notizie, come dicevo, della Serie A di basket, Serie A1. La finale di 2-2 tra Trento e Mani Milano, perché Trento ieri ha vinto in casa 77-74 contro Milano. Andiamo invece a vedere le notizie per stasera, la programmazione. In questo momento c'è la partita amichevole che si sta già giocando tra Giappone e Paraguay. Il Giappone sta perdendo 1-0. Invece alle ore 18 di oggi, Polonia contro Lituania alle ore 18. Andiamo invece a vedere le altre notizie, come la finale di Serie A2 in finale per Alma Trieste contro Casale alle 20:30 a Trieste. Invece andiamo a vedere le programmazioni per domani, la prima finale di andata tra Palermo e Frosinone alle 20:30. Per vedere chi sarà la squadra che andrà a essere in Serie A nel prossimo anno calcistico 2018-2019 in Serie A. Invece ci sarà basket, come dicevo, Serie A1, la finale Empoli Milano, giocherà alle 20:45 contro Trento per la gara 5. Altre notizie non ce ne sono. Bene, allora da Marco del Pugino d'Este, R1 Stabraio, vi ringrazio per l'ascolto. Ci sentiamo domani se ci sono novità o grandi notizie di tutto il mondo dello sport. Come diceva da Marco, da Udine è tutto. Vi ringrazio per l'ascolto. A domani.